RPZ, Radio.0, Campania Radio Sport. Fuori gara! Continuiamo ad indagare su questo campionato che si è concluso da poco, continuiamo a invocare il diritto al calcio pulito e allora buon pomeriggio a Roberto Conte. Ciao Roberto! Caro Michele, buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori, ancora da Bellaria al raduno dei giornalisti tennisti, qui piove, come dire, sono piovute critiche. Beh, anche da questa parte piove. Da parte dei famosi animali da tastiera, che non si offendano ovviamente gli animali in questo caso, sul diritto al calcio pulito. Dà molto fastidio questo movimento che si sta creando, peraltro sembra strano che possa dare fastidio un movimento che vuole aggiungere miglioramenti tesi alla maggiore giustizia nel calcio. Questo è sintomatico di quello che è successo in questi anni, di quello che è successo quest'anno, e soprattutto è sintomatico, come dice il professor Guido Clemente di San Luca, della necessità di andare avanti. Noi lo faremo anche domani alle 14.20, ci sarà l'avvocato Claudio Botti tra i protagonisti dell'iniziativa dell'Università di Studi della Campania. Oggi un altro giurista, coordinatore del laboratorio di mafia e corruzione Università Federico II di Napoli, con lui parleremo anche di un libro molto interessante scritto con il magistrato Aldo De Chiara, che pure abbiamo sentito, e con il rettore Gaetano Manfredi, che ha l'unico difetto di essere juventino, ma almeno lo è in maniera nobile. Intanto benvenuto a Radio Punto Zero al professor Stefano D'Alfonso. Grazie, eccomi qui. Buon pomeriggio professore. Allora, questo doveva essere l'anno del VAR, lo è stato, come dire, sotto il profilo formale, poi a un certo punto lo strumento ha smesso di funzionare, o meglio non è stato più azionato. È successo a Cagliari con le mani di Bernardeschi, all'Olimpico con il fallo di Benassia su Lucas Leiva, c'è stato il simbolo del doppio pesismo, diciamo, dell'ordinamento calcistico in Inter-Juventus, tanto che ne è nato un movimento di giuristi, penalisti, processual civilisti, amministrativisti, guidato dal professor Guido Clemente di San Luca, per il diritto al calcio pulito. Cosa andrebbe fatto secondo te sotto il profilo, per esempio, delle migliorie al VAR per avere una maggiore giustizia? Pronto professore? Ah, eccomi, non ho sentito bene, mi spiace. Roberto, puoi ripetere la domanda alzando un po' la voce, grazie. Sì, la domanda era questa: dopo il primo anno di sperimentazione della tecnologia del VAR, quali potrebbero essere i miglioramenti per garantire maggiore giustizia nel calcio? Ma questo, in realtà non ho grande esperienza su questo tema. Ovviamente quando tu incominci per la prima volta ad applicare degli strumenti tecnologici che richiedono anche delle competenze specifiche per poter interpretare quello che vai a tirar fuori dalle immagini, voglio dire, ci vuole comunque del tempo, bisogna applicare i nuovi protocolli, bisogna anche entrare poi nella cultura di questo nuovo sistema di verifica, come dire, in diretta di quello che succede. Quindi insomma io credo che bisogna soprattutto chiedere alle persone competenti che lavorano ogni giorno su questi aspetti di esprimere delle considerazioni, e quindi avere un approccio, come dire, che sia critico, se vogliamo anche scientifico, per trovare delle soluzioni. Professore, noi a volte, come dire, misuriamo la passione calcistica dell'ospite prima di parlare magari anche del libro, dei temi che poi ti vedranno protagonista giovedì 21 giugno alle 21 al Circolo Culturale Il Clubino, nella presentazione del libro scritto con Aldo De Chiara e Gaetano Manfredi su mafie e libere professioni. Passione calcistica, che tu come vivi? Questo è un momento in cui si parla molto, come dire, del passaggio da Sarri a Ancelotti. Il Napoli ci ha più perso o ci ha più guadagnato? Ma non lo so, credo che si entri in una fase diversa, insomma, pur essendo un grande tifoso, abbonato del Napoli con mio figlio, in realtà insomma faccio un po' fatica a dare dei giudizi così specifici. Io non credo che Ancelotti riesca a fare meglio di Sarri, perché se andiamo a guardare in termini di punteggi ottenuti, di percorso fatto a partire dalla squadra come era 3 anni fa, diventa complicato insomma riuscire a raggiungere un obiettivo del genere. Sappiamo che si entra in una fase del tutto nuova, con una prospettiva internazionale, un allenatore che è anche un manager, quindi insomma, come dire, da tifoso non posso che sperare che le cose migliorino. Devo dire, da spettatore, che tra l'altro ha seguito gran parte delle partite allo stadio, posso dire solo che ci siamo divertiti tantissimo, è stato un calcio spettacolare, e quindi insomma soprattutto i ragazzini, insomma mio figlio e tanti altri che vedevano per la prima volta il calcio e questo tipo di calcio stellare si sono appassionati, e credo che difficilmente abbandoneranno questo sport nel seguirlo e nel praticarlo.
E lo spirito di questa rubrica è proprio questo: far parlare, tra virgolette, i tifosi accademici, a prescindere dalla competenza specifica, proprio di quello che le persone qualunque dello stadio respirano come ambiente, come passione, come quant'altro. In maniera molto più qualificata e precisa puoi raccontare questa novità editoriale, tutta intera dal 28 giugno. Sarà nelle librerie, Donzelli editore, Mafie e Libere Professioni. Come riconoscere e contrastare l'area grigia? Cosa vuole raccontare o forse scoprire questo libro? Sì, innanzitutto grazie perché mi riporti sui miei temi, dove mi muovo più a mio agio rispetto a quelli del calcio. E questo libro rappresenta un'ulteriore tappa di un filone di ricerca che abbiamo attivato già da qualche anno nel Dipartimento di Scienze Sociali, per intenderci la facoltà di sociologia, dove ha lavorato per molti anni Amato Lamberti, quindi con i suoi scritti, con l'osservatorio sulla Camorra e così via. C'è un gruppo di ricerca che ha deciso nel 2013-2014 di impegnarsi a studiare anche la cosiddetta area grigia, quindi quell'area di confine fra legale e illegale, dove tra l'altro anche le mafie si radicano e si sviluppano. In un progetto di ricerca del 2015 che è stato curato dal professore Brancaccio e dalla professoressa Castellano, abbiamo incominciato a indagare con magistrati, con studiosi, con professionisti, con le associazioni, questo fenomeno, ed è venuto fuori un fenomeno molto interessante, che è quello dei professionisti, dei liberi professionisti, e quindi di quei casi in cui i liberi professionisti si ritrovano, come dire, compromessi, coinvolti in fatti di mafia. Ed è un aspetto che ci è parso molto interessante, in quanto, come viene segnalato da moltissimi altri magistrati, non abbiamo più una mafia, nel nostro caso una camorra, che è solamente quella violenta, anzi abbiamo una mafia, le mafie, che sono invece sempre più all'interno dei sistemi economici, dei sistemi sociali, dei sistemi istituzionali, e quindi abbiamo deciso di investigare questo tema. In particolare l'abbiamo fatto attraverso il rettore, anche lavorando all'interno della Commissione parlamentare antimafia, con Aldo De Chiara in particolare, e anch'io insomma ho lavorato come consulente in Commissione parlamentare antimafia, e siamo andati a indagare nello specifico questo fenomeno, e quindi abbiamo deciso di sviluppare un progetto di ricerca che sostanzialmente si sviluppa in due fasi. Una prima è questa, cioè abbiamo studiato la casistica, e nello studiare la casistica ci siamo accorti innanzitutto che questo tema della compromissione dei professionisti con le mafie è davvero poco trattato, soprattutto a livello scientifico. Forse sono proprio i giornalisti che se ne occupano di più, ma non c'è mai stato un approccio davvero scientifico su questo tema, e nel far questo abbiamo deciso di analizzare il fenomeno e anche di ragionare in termini di proposte, quindi non solo in termini di proposte legislative, ma anche in termini di una vera e propria antimafia, che accanto all'antimafia tradizionale, che è quella giudiziaria, che è quella delle associazioni, penso a Libera come a tante altre, e può essere un'antimafia delle università, può essere un'antimafia degli ordini professionali, e quindi siamo andati a tirar fuori un po' di proposte che poi sono raccolte in questo volume scritto appunto con il rettore Gaetano Manfredi, che tra l'altro è il presidente della CRUI, e con il procuratore De Chiara, che viene pubblicato da Donzelli editore, che è proprio Mafie e professioni, come riconoscere e contrastare le mafie. E allora Stefano, il volume sarà presentato in anteprima, visto che tra virgolette è in uscita proprio in questi giorni, giovedì 21 giugno al Clubino, nell'ambito di Match Point, Dialoghi sulla giustizia con l'associazione di magistrati e giuristi Astrea, Sentimenti e Giustizia. Vi confronterete con il capo della Procura della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, la scrittrice Bernardino Morricone, il consigliere della Cassazione Alfredo Guardiano. Sarà sicuramente una bella serata, su Facebook ne stiamo dando ampio conto. Ti saluto con una domanda. Sì. Mi verrebbe da dire, se si potesse scrivere un libro su mafie e calcio, l'hanno scritto alcuni, al di là del senso tecnico della parola, a volte mafia può essere anche un atteggiamento, no? Un modo di gestire il potere. Peraltro negli ultimi anni nel calcio, penso al 2006, ci sono state anche sentenze della magistratura, sia ordinaria che sportiva, che hanno dimostrato che nel calcio la giustizia non l'ha fatta sempre da padrone. Tu, a tuo figlio piccolo, che ti senti di dire quando guarda le partite? Che è più regolare o che forse andrebbe fatto qualcosa?
Ma guarda, sono più i bambini a dirti, ad avere una serie, se vogliamo, di pregiudizi, ecco, insomma, sulla Juve così come su altre squadre. Diventa poi difficile, come dire, confutare poi certi pregiudizi, certe analisi che loro fanno. Ovviamente io quello che mi sento di dire a mio figlio è di cercare sempre di comportarsi in un certo modo e di lavorare affinché le cose vengano fatte rispettando le regole. Quindi l'auspicio è sempre che le partite vengano svolte in maniera adeguata nel rispetto di queste regole. Tra l'altro noi abbiamo presentato al Dipartimento di Scienze Sociali, al Laboratorio sulle Mafie e sulla Corruzione, un ciclo di seminari. In uno di questi seminari abbiamo proprio discusso di mafia e calcio, perché come saprai la Commissione parlamentare antimafia aveva nel suo seno un comitato che si è occupato di questo, voi l'avete anche affrontato questo tema, e quindi sono venuti anche a discutere Marco Di Lello, che poi lo coordinava, così come altri della Commissione parlamentare antimafia nel Dipartimento, e c'è una relazione, c'è una parte della relazione della Commissione parlamentare antimafia che è dedicata a questo tema, e c'è poi una relazione di questo comitato che si può trovare facilmente online, dove vengono raccontate tutta una serie di cose che sono estremamente interessanti, a tratti preoccupanti, ma estremamente interessanti sul rapporto appunto fra la mafia e calcio, che non è solamente quello poi che leggiamo sui giornali, che sono anche degli aspetti economici che sono stati appunto indagati. Guarda, ti dirò, Roberto, possiamo, come dire, anticipare nel salutarti che il professor ovviamente di San Luca ci ha appena scritto che uscirà presto un libro sul diritto al calcio pulito, probabilmente a settembre, sarà molto interessante discuterne. Roberto, scusami, no, e volevo dire, approfittando anche della presenza del professore, casomai questo libro, Roberto, si potrebbe dedicare a Filippo Beatrice, no? PM di Calciopoli, che se n'è andato l'altro ieri. Guarda, io ritorno proprio dal funerale, quindi mi fai una domanda e mi richiami una persona che abbiamo tutti stimato moltissimo per il suo garbo, per le sue grandi competenze professionali, e ti assicuro che aver partecipato a questo funerale è stato un momento molto toccante, anche di comunità. C'è stato Don Antonio Palmese che ha fatto una predica straordinaria, così anche Gianni Melillo come capo e amico soprattutto di Filippo Beatrice, che tra l'altro, insomma, vi dico questa cosa, non c'era nessuno di voi, lo stesso Gianni Melillo ha detto che dedicherà un'aula, l'aula in cui si riuniscono i sostituti procuratori, i pubblici ministeri, appunto a Filippo Beatrice. Benissimo. Una bellissima idea, ci fa piacere salutarti così, anche Gianni Melillo ci sarà giovedì 21 giugno alle 21 al Clubino con Stefano D'Alfonso, Catiano Manfredi e Aldo De Chiara. Grazie di essere stato con noi, professor Stefano D'Alfonso. Grazie a voi, grazie mille. Grazie professore. RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara!